Ciao a tutti, stasera vi faccio il video dei miei regali di Natale, almeno quelli che mi ricordo e spero di ricordarmi, e delle compere che ho fatto nell'ultimo periodo. Io in particolare sono uscita ieri e sono andata a fare un giro per Aldi e poi siccome è stata qui una mia amica per una settimana e siamo andate a fare un pochino di giri di shopping insieme, poi ho ricevuto ovviamente dei regali di Natale e vi volevo far vedere il tutto. Adesso ho tutto sparpagliato qui. Devo dire che girando ieri per Aldi era da tantissimo che non lo facevo perché capitano sempre nel periodo in cui io ho esami, ovvero gennaio, febbraio e luglio. E quindi era da tanto che non lo facevo, però siccome lunedì ho fatto un esame, martedì ho fatto un altro esame, mi sono voluta ricompensare con un pochino di shopping e ho preso tra l'altro questa maglietta che adesso non si vede molto bene, ma praticamente è fatta così. È un po' più lunga dietro, sul davanti è così, e ha le manichine a tre quarti. E questa l'ho pagata, mi sembra, solo 7 euro e qualcosa, da Tezzeni, se c'era anche in grigio e in un verde acqua scuro, e l'ho presa appunto in saldo. Altre cose che ho preso ieri in saldo sono sul basico, cioè proprio cose basic di colori molto tranquilli, tinta unita, perché sono magliette che io abbino, cioè io mi vesto molto tinta unita, non mi piacciono le cose con le scritte, con segni, con simboli, non mi piacciono. Mi piacciono le magliette proprio di colori uniformi, da mettere magari sotto a dei golf, così, perché d'inverno io di solito ho sempre freddo, quindi mi vesto un po' a strati. E sempre da Tezzeni, ieri ho preso questo vestito o golfone o non so bene, dolce vita, fatto così. Praticamente qua c'è il collo alto, come vedete, ed è lungo così, di questo colore, boh, rame, non so bene come definirlo, che vedo molto in giro e che mi piace molto perché è autunnale, in questo periodo lo metto ben volentieri. Secondo me si presta molto anche per chi ha gli occhi verdi o marroni, insomma, sta bene. Un'altra cosa, sempre di questo colore, tra l'altro, e questo qui l'ho pagato, mi sembra, 10 euro da Tezzenis, quindi anche lì un buon affare. Sono leggeri, non è che siano pesanti, però. Da Tezzeni sempre penso anche a questo 10 euro, ho preso questo coprispalle, fatto così, cioè che questi ha le maniche un pochino più strette fino al gomito e poi è un pochino più morbido da portare così aperto sopra le magliette e invece sulle maniche poi si stringe. Poi ho preso una maglietta da Oysho, o non so se lo conoscete perché non so se ci sia in tutte le città, so, di per certo vabbè, a Milano c'è, ce ne sono un bel po', a Venezia c'è perché avevo preso un vestito a Venezia e questo negozio qua dovrebbe essere giapponese, penso asiatico, Oysho, ed è tutto un po' pigiamoso, ha delle cose molto tranquille, comode, pigiami, camicia da notte, intimo, tutte cose molto di questi colori un po' tenui. O con dei motivetti tipo, non so, natalizi con i fiocchi di neve, insomma, cose carine del genere. E ho preso questa magliettina qua, normalissima, rosa, un pochino scampanata, che devo dire mi sta bene, mi è comoda. E appunto tutto sempre sul rosa, rame, bordeaux, vinaccia, questi colori qua che mi piacciono adesso. E quando c'era qua invece la mia amica, sono andata per comprare dei regali di Natale da Douglas, che è una profumeria, e ho visto che c'erano. Allora, io amo Douglas, ho anche la tessera, e vabbè, comunque mi piace perché fa sempre dei pacchettini delle offerte per Natale, eccetera, e trovo sempre delle cose a buon prezzo che però, insomma, fanno una bella figura perché sono tutte impacchettate bene, eccetera, eccetera. E lì ho comprato appunto il regalo sia per mia mamma che per mio papà. E poi ho trovato per me due profumi. Io sono sempre a corto di profumi, al massimo ne uso uno per volta, ma poi finito quello, insomma, ci metto sempre un sacco a comprarne uno nuovo e di solito compro sempre gli stessi per un po'.
Però vabbè, adesso ne ho un paio in mente, mi piaceva un po' cambiare. Di solito ho sempre usato acqua di gioia che costa attorno ai 50 euro, 50-60 euro è un prezzo di profumo normale. E però ho trovato questa boccettina qua da Douglas a 30 ml, cioè di 30 ml a tipo 34 euro. E quindi l'ho presa subito perché secondo me era un affare. E infatti è nuova, non l'ho ancora utilizzata. È un profumo che a me piace tantissimo, però forse un pochino più estivo, più fresco. Solo che è un profumo che per me ha dei ricordi e quindi in questo momento non riesco ancora a portarlo. Però, insomma, a me piace tantissimo, quindi l'ho preso appena l'ho visto. Adesso sto usando di Dolce & Gabbana Light Blue e anche quello mi piace tantissimo, un sacco di persone e poi mi fanno complimenti perché è anche un profumo abbastanza conosciuto e per me sa un pochino di limone, però l'avevo sentito su un'altra mia amica e secondo me su di lei aveva un altro odore e mi piaceva tantissimo. Su di me non lo so, dopo un po' non lo sento nemmeno più e quindi boh, non lo so, però agli altri piace su di me, quindi almeno quello. E invece sempre da Douglas poi io mi sono presa questo qui, Cheap and Chic di Moschino. Con Olivia, mi piace un sacco la boccettina e anche questo qui è di 30 ml e l'ho pagato 20 euro, quindi è pochissimo per un profumo. Ho visto che dovrebbe costarne normalmente sui 37-40, non tantissimo, però insomma ho fatto un affare anche qua secondo me. Altre cose, ah ecco, questa mia amica che è stata da noi ospite poi per Natale mi ha regalato la borsa della Longchamp e penso che sia il modello piccolo, non so se ce ne sia uno ancora più piccolo. Io non ne ho mai posseduta una e mi piaceva un sacco. E tra l'altro lei si è presentata a casa mia con questa borsa e io le ho detto che bella borsa che hai, perché era la sua. Non sapendo che lei a me aveva regalato esattamente la stessa dello stesso colore, che è questo verdone. E qualsiasi cosa veda di questo colore mi attrae subito. Quindi questa borsa qua mi piace davvero tanto. Lei sapeva poi che io porto le borse così sul braccio, quindi insomma me l'ha presa e la trovo molto capiente anche. Sempre per rimanere in tema di verdone, al mercato però questo, ho comprato questo golf che è un golf normalissimo di lana, però perché io adesso cerco le cose che abbiano almeno una determinata percentuale di lana, perché se no non sto al caldo, ed è uno di quelli da risvoltare così, quindi che ha questa specie di motivo con la trecciona sulle spalle, sta poi così con le spalle scoperte. Ok, magari non copre molto e non tiene troppo caldo, però se sotto mettete magari un'altra maglietta tiene comunque caldo, o se no, visto che si può anche portare così, tipo che faccio il collo un po' così davanti e sta bene lo stesso e il colore di nuovo mi piace tantissimo. Sempre verdone e sempre al mercato, perché io ultimamente sono andata, non vado mai, però sono andata un paio di volte al mercato con mia mamma e devo dire che ho comprato delle belle cose. Questo poi tra l'altro si può anche un minimo contrattare, insomma questo golf qui mi sembra che venisse sui 20 euro, alla fine magari mi ha fatto un paio di euro di sconto. Ho comprato questa borsa che è di pelle e ha queste cerniere qua sui lati. E dentro è praticamente fatta così, non so se si vede, è doppia, cioè c'è quest'altra borsettina qua dentro che è legata a questa con dei ganci e si può staccare, si può mettere tipo trampollina, cioè questa parte qua che poi esce, non so se è chiaro, sto tipo smembrando la borsa e poi vabbè ha delle taschine interne. E mi è piaciuta subito molto, soprattutto anche per il colore. Sì, adesso l'ho tipo distrutta. Comunque c'è la tracollina. Ed è così, una borsa grande. Anche questa. Per i libri. Molto comoda. Il mio ragazzo per Natale mi ha regalato. Allora, mi ha regalato questo cofanetto di Lancôme Hypnose, dove c'è lo struccante. Il mascara Hypnose Star dovrebbe essere waterproof, me l'ha detto oggi, ma non lo so. Comunque ce l'ho su adesso, ma ce l'ho su da stamattina, quindi sono anche un attimo stanca. Perché poi oggi sono tornata a fare shopping di nuovo con lui. E poi la matita nera che ho provato e che va benissimo. Vabbè, Lancôme poi, cioè, a me piace, si sa che sono gli ottimi cosmetici. E quindi questo molto bello, molto bene, bravo. E poi mi ha preso la palette di Sephora.
quella dove c'è il look guidato, insomma, per fare l'occhio naturale oppure l'occhio, diciamo, un pochino più smoky, pesante. Solo che me l'ha preso per gli occhi blu. Io non ho gli occhi blu, ma vabbè, non glielo diciamo. Questi colori dentro, devo dire che sono super scriventi. Ah, tra l'altro, questi capelli qua, vabbè, ormai non si vede più e poi non hanno tenuto assolutamente la piega, però vabbè, dovrebbero essere un minimo mossi e adesso non me li slego perché sennò sembro davvero una profuga, però li ho provati a fare con il metodo di Clio che diceva di mettere una fascia così e arrotolarli appena lavati, quindi in fase di asciugamento. Di arrotolarli dentro così e quindi avevo la testa tipo diva anni 20 e sono andata a letto così, solo che ovviamente dormendoci sopra mi si sono sfasciati tutti e quindi secondo me non ho nemmeno dormito poi tanto con i capelli abboccolati, però stamattina erano un minimo più decenti, devo dire. Poi oggi c'era un po' di umido a Milano, quindi vabbè, si saranno un attimo afflosciati, però mi piace anche questo mosso un po' schifoso, un po' così. Altri regali di Natale che ho ricevuto è allora, una mia amica mi ha regalato questo collo, praticamente, è una sciarpa, double fuzz, in realtà sono due, che si possono anche staccare, uno marrone e uno di questo verde, che appunto si mettono sia come sciarpa, quindi così, sia li ho anche messi tipo in testa, così per coprire le orecchie, insomma, molto comodi. Mi piacciono molto di questi due colori. I genitori del mio ragazzo mi hanno regalato questo braccialettino marrone con le perline, che tra l'altro mi va proprio al pelo per il polso. Ovviamente mia mamma ha colto l'occasione per dirmi che devo dimagrire, ma il polso non dimagrisce, nel senso, sì, forse dimagrirà anche, però più piccolo di così, cioè va bene, non mi sembra un polso grasso, comunque. Il braccialettino e tutto ciò è molto, molto fine, mi sembra molto sobrio, mi piace molto. La suocera di mia sorella mi ha regalato questo bellissimo braccialetto, anche questo mi piace molto perché è proprio come stile, colore un po' moderno così, e poi argentato, io non metto molto cose dorate proprio per niente. Mi ha fatto molto piacere questo regalo. Un'altra mia carissima amica mi ha regalato questo braccialetto che a prima vista sembra una cosa incasinatissima, che dici come diamine lo abbinerò mai. Invece, a parte che l'ho messo su dei vestitini marroni così, devo dire che, a parte che un sacco di persone mi hanno fatto complimenti, mi hanno detto che bel braccialetto, dove l'hai preso? Fa molta scena, un po' perché ha questi brillantini, un po' per tutti questi colori. Devo dire che una volta indossato mi è piaciuto molto di più. E quindi è stato un bel regalo anche questo. Mia sorella mi ha regalato la Smart Box. Praticamente questo qui è per una notte in un hotel con anche la spa, il percorso relax, wellness, così. E ci sono vari hotel in varie regioni d'Italia che si possono scegliere. Non so ancora quando andrò. Ho una mezza idea di andare in Emilia-Romagna a metà febbraio. Però non sono ancora sicura perché c'è una mia amica che vive a Parma, a Modena, in Reggio Emilia, quindi magari verso metà febbraio, quando ho finito gli esami, volevo andare lì e magari riusciamo a sfruttare anche questo, perché poi hanno una durata limitata, mi sembra di un anno, quindi bisogna utilizzarli. La cugina del mio ragazzo mi ha regalato questa sciarpina super divertente, così, di questo colore, molto carino, così un po' originale. Così. E poi l'ultimo acquisto sotto Natale che mia mamma ha comprato uguale sia per me sia per la mia amica che era ospite da noi è stato questo vestitino qua che abbiamo preso anche questo al mercato, però che ci è piaciuto subito molto a tutte e tre. Così, grigio con questi fiorellini qui. E anche qui l'ho messo una volta e a molta gente è piaciuto, mi hanno detto tutti che era molto elegante. A me sembra un vestitino normalissimo. Però mi piace l'inverno mettere questi, cioè mi piace l'inverno mettere proprio i vestitini un po' così anche tutti i giorni, un po' da tutti i giorni. L'unica cosa che non concepisco sono le mezze maniche o proprio senza maniche d'inverno, perché dico d'inverno fa un freddo bestia. Come mai fanno questi modelli che dico, cioè io sicuramente avrò freddo così, no? Se non me lo metto senza maniche.
infatti l'ho abbinato con un collo alto nero sotto e basta, e appunto dei leggings nere o le calzamaglie nere e gli stivali neri oppure ballerine. E vabbè, mi piace molto perché è una cosa da tutti i giorni, sì, non troppo elegante, però comunque non sei proprio, diciamo, in jeans e maglietta. E poi anche perché con i vestitini d'inverno mi sembra più facile abbinare un paio di scarpe, perché appunto c'è la scelta di vari stivali che ho, piuttosto che non, cioè, con i pantaloni io alla fine finisco sempre per mettere le scarpe da ginnastica e d'inverno non è che possa mettermi le scarpe di tela. Non ho scarpe invernali, diciamo, eleganti o carine o che tengano anche la pioggia, che tengano caldo allo stesso modo e allo stesso minuto, tutto e questo insieme. Ho comprato degli scarponcini da neve un pochino più alti, che sembrano anche scarpe carine, tutti stringati così, ma è un casino metterli, ci metto sempre tantissimo. Sono un pochino più alti, quindi mi piacciono e sono tipo un grigio tortora sul blu fumo di Londra, così. Quindi sono anche volendo non proprio scarponcioni da montagna, e quelli tengono la neve benissimo, la pioggia così, però a parte che mi fanno male perché sono un pochino duri. Poi non è che siano super eleganti, che stanno bene con tutto, insomma, faccio un po' fatica ad abbinarli, quindi con i vestitini diciamo che sono a posto perché metto i leggings o anche due paia di leggings oppure le calzamaglie e leggings, insomma, così va bene. E non ho freddo effettivamente, perché poi ho quegli stivaletti lì tipo Uggs che tengono un sacco di caldo al piede, che l'anno scorso mi hanno salvato i piedi a Berlino dall'ibernazione, quindi insomma, approvati. Basta, spero che vi abbia fatto piacere vedere un video anche di questo tipo e ci rivediamo al prossimo. Ciao!